Ciao, benvenuti in questo nuovo video. Oggi facciamo un buonissimo piatto degli gnocchi con asparagi e utilizzeremo un ingrediente buonissimo, straccetti di bufala. Vedrete che ricetta che esce fuori. Andiamo. Ecco qui, gli asparagi li ho già lavati e adesso li vado a pulire per poi passarli in padella. Oggi non sono a casa, ma sono nel nostro van. Sono in pausa pranzo e quindi ho deciso di fare questo piatto. Ok? Allora, la parte dura la vado a tagliare perché quella è quella che adesso per adesso non mi serve e la andremo a utilizzare dopo. Ecco qui, leviamo questa parte un po' più durina. Dopodiché, una volta che abbiamo tolto questa parte qui, siccome ho dimenticato il pelapatate, ci vado a dare una grattatina così con il coltello per levare la parte un po' più dura. Ma devo dire che anche con il coltello viene bene, eh? Tanti che profumo che c'è qua. Ok, andiamo a tagliare tutti gli asparagi a pezzettini piccoli, perché siccome dopo non li posso frullare, una volta cucinati sì, li posso anche schiacciare con la forchetta, eh. Ripeto, oggi non c'ho le comodità che c'ho a casa e quindi questa ricetta oggi viene una ricetta fatta con le cose che ci abbiamo. Questi qua li metto da parte perché dopo li vado a mettere a metà cottura per fare la decorazione del piatto e anche per mangiarmeli, giustamente. Ecco qua. Facciamo la cipolla tutta quanta tagliata fina fina. Andiamo di olio. Ecco qui, l'olio si è fatto un pochino caldo e andiamo con la cipolla. E dopodiché andiamo ad aggiungere gli asparagi. Aggiungiamo un pochino di acqua di cottura man mano. Aggiungiamo altra acqua di cottura, giriamo, lasciamo sempre cucinare piano piano. Ecco qui, aggiungiamo un po' di pepe e continuiamo la cottura. È molto veloce, è velocissimo, l'asparago poi tagliato piccolino così, poi con la forchetta li schiaccio perché non avevo il frullatore in quel momento. E io a questo punto vado a mettere anche gli asparagi questi grandi, così si cucinano anche loro. Ecco qua. Aggiungo un altro po' di acqua. E a questo punto vado a mettere sul coperchio. Ecco qui, gli asparagi adesso sono quasi pronti, li schiacciamo con la forchetta. Ecco qua, adesso sono pronti, belli schiacciati. Ecco qui, adesso gli asparagi sono pronti e mettiamo giù i gnocchi. Cottura 2-3 minuti e poi andiamo a saltare tutto in padella. Se non sei ancora iscritto al nostro canale, ti invito a farlo adesso, così non perdi le pubblicazioni che facciamo ogni settimana delle nostre ricette. Ecco, adesso aggiungiamo il pepe e siamo pronti per saltare la pasta. È quasi pronta e andiamo. Andiamo a togliere gli asparagi, quelle le punte, così dopo le mettiamo su per la decorazione. Ci siamo, i gnocchi sono pronti e li andiamo a scolare e poi li andiamo a saltare. Ecco qua, mettiamo un po' di acqua di cottura. Ecco fatto. Diamo una girata. Mamma mia, che profumo che c'è qui, eh? C'è un profumo. Questo bel rumore. Nel frattempo qui a fianco a me c'è
ci sono i pullman parcheggiati e siccome questo parco nazionale vengono a fare le gite scolastiche e quindi se sentite rumore, sentite rumore dei bambini qui che sono tornati, eh. Ok, un goccino di questa, vai, e adesso passiamo al pezzo forte. Guardate qua quanto è bella. Vai. Guardate qua che spettacolo. Straccetti di bufala. Guarda qui che spettacolo. Mamma mia. Mamma mia. Vai, guardate. Sembrano quelli alla Sorrentina, è come fila. Vamos. Mettiamo un altro goccetto di acqua. Guardate qui, guardate che filamenti con straccetti come fila. Ci fa proprio una rete, ci fa. Che spettacolo. Questa mandiamo giù. Ecco qui. Possiamo andare, passiamo all'impiattamento. Eccoci qua. Guardate quanto sono belli. Sono uno spettacolo. Anzi, facciamo così, guarda. Facciamo così. Se questa ricetta ti è piaciuta, condividila con i tuoi amici. Ragazzi, non so voi, ma io adesso mi siedo qui, cioè mi rigusto uno per uno. Guardate qui, guardate qui come fila, guardate, semplice, velocissimo, il tempo che metti sull'acqua. Lo gnocco poi si cucina anche in 2-3 minuti. Gli asparagi che ci ho messo 4 minuti a cucinarli. E guardate che spettacolo con la stracciatella. Mamma mia. Fantastico.